festa della liberazione vista da Piombino, la città toscana dove gli operai difendono il posto di lavoro e non mollano il presidio all'acciaieria dove è stato spento l'alto forno. C'è l'impegno tra le parti per la riconversione perché 4.000 lavoratori sono a rischio. Uno di loro ci racconta quella vita sospesa. La Padania piazza in prima pagina il Leone di San Marco nel giorno della liberazione che Lega e venetisti interpretano a modo loro, e la piazza veneziana nel pomeriggio si dividerà tra manifestazioni ufficiali e quella dei separatisti, e il governatore Zaia con chi sta. Per il presidente Napolitano i due fucilieri di Marina rendono onore alla patria mentre sono trattenuti inutilmente in India. Il governo italiano cambia strategia. La vicenda dei due Marò è un caso da risolvere con gli strumenti delle controversie internazionali. E Salvatore Latorre oggi invia gli auguri per la doppia festa di San Marco e della liberazione. Le voci dei partigiani, di uomini e donne che scelsero da giovani di entrare nelle formazioni che combattevano per la liberazione dell'Italia dal regime nazifascista e che oggi vogliono raccontare quegli anni e quella scelta difficile. Nel documentario La memoria degli ultimi, le loro storie, i loro racconti. Buon pomeriggio a tutti voi e benvenuti a questa nuova edizione del TG Cronache. Dunque, da ieri l'altoforno della Lucchini è spento, non è spento ancora definitivamente, diciamo che si trova in una forma di stand-by, in una fase dormiente, però se non interviene, questo lo sarà almeno per un mese, a meno che non intervenga un acquirente, si parla del gruppo siderurgico più potente dell'India, insomma l'AFO 4 verrà spento del tutto. Il governatore della Toscana, Enrico Rossi, che pure ieri ha incassato l'accordo di programma per riconvertire tutta l'area, dice che comunque è stata una giornata di cui non dichiararsi soddisfatti. L'intesa comunque con il governo, l'intesa tra enti locali e governo, dovrà garantire il futuro per i lavoratori e per la città di Piombino. Il 25 aprile di Piombino è il sapore amaro di una liberazione da 150 anni di acciaio che sono la forza e l'orgoglio di una città rossa e operaia vissuta all'ombra del gigante di ferro, il mostro, la fabbrica come la chiamano lì. La Lucchini spegne il suo altoforno e prova a immaginare un futuro diverso. Alle 10 di ieri mattina si è spento l'AFO 4, l'alto forno, il cuore della fabbrica dove si brucia il carbone coke. Di fronte agli operai, un misto di rabbia e dolore, il mostro è stato messo in coma farmacologico e ieri è stata l'ultima volta che, naso all'insù, la torre ha buttato fumo bianco. Oltre 1 milione di tonnellate di acciaio prodotte all'anno dalla Lucchini, che da dicembre del 2012 è in amministrazione straordinaria. 2.998 dipendenti più altri 1.000 dell'indotto fanno 4.000 lavoratori schiacciati insieme a tutto il comparto siderurgico dalla crisi che non risparmia nessuno, tantomeno la produzione dell'acciaio in Italia. A dare risalto nazionale alla vicenda sono state le parole di Papa Francesco, che ha risposto 2 giorni fa al video appello inviatogli dagli operai. Prego per voi, ha detto il pontefice, e a tutti i responsabili chiedo di compiere ogni sforzo di creatività e di generosità per riaccendere la speranza nei cuori di questi nostri fratelli e nel cuore di tutte le persone disoccupate a causa dello spreco e della crisi economica. Che fine ha fatto il capitalismo italiano? Si chiede oggi su Twitter il governatore della regione toscana, Rossi. Vorrei prima di tutto ringraziare il Santo Padre che ha risposto ai lavoratori, perché la sua risposta ha proiettato per la prima volta in una dimensione nazionale una questione che meritava di essere proiettata anche sui media in dimensione nazionale. Rossi ha parlato ieri durante la conferenza stampa a Palazzo Chigi, perché ieri è stata anche la giornata dell'intesa sul futuro di Piombino e della sua acciaieria. È stato siglato un accordo di programma, prevede la riconversione ecologica degli impianti in 4 anni, le bonifiche necessarie per evitare che la città si trasformi nell'ennesimo cimitero industriale e lo stanziamento dei fondi, 270 milioni di euro. Si dice soddisfatto il sindaco di Piombino, che un anno fa salì sul tetto della Lucchini per richiamare l'attenzione dell'allora governo. Noi aspiriamo a installare a Piombino per la prima volta in Italia delle nuove forme di produzione di ghisa con nuove tecnologie più
ambientalmente sostenibili. E nel progetto Piombino ci sarebbe anche la creazione di un polo per lo smaltimento delle navi militari. 38 sono già pronte, ha sottolineato la ministra Pinotti, in attesa di capire, come spera la città, se sarà Piombino la destinazione finale della Costa Concordia, ma l'ipotesi sembra assai remota. La Lucchini è una fabbrica particolare, ci hanno lavorato generazioni di operai e il posto di lavoro si trasmette, si tramanda da padre in figlio. E quando si parla di Piombino il pensiero va sicuramente alla sua acciaieria, alla quale hanno dedicato film e libri. Graziano Martinelli lavora in questa fabbrica, la Lucchini, da ormai 40 anni, ci lavorano anche i figli e grazie al lavoro della fabbrica, ci dice in questa intervista, ha potuto mantenere appunto un'intera famiglia. Ieri con i compagni, era proprio con i compagni mentre si stava spegnendo l'AFO 4, l'altoforno. Tutto quello che questa azienda, questa fabbrica ci aveva dato, oggi purtroppo per scelte scellerate fatte io credo lontano da qui, ci sta portando via tutto, perché io sono riuscito a costruirci una famiglia. Io credo invece i miei figli dovranno dire ai miei nipoti: non sono in grado di comprarti le scarpe, non sono in grado di comprarti i libri per andare a scuola, e quello che è ancora più drammatico, non sono in grado di farti passare una visita se hanno bisogno, perché con 900 euro al mese tutte queste cose non si possono fare. A volte mi domandano: c'è un quartiere? No, qui non c'è un quartiere, che è, qui c'è una città che io ritengo integrata, o la fabbrica, guardate, talmente integrata, perché a volte dovremmo anche riflettere sulle cose. Qui non c'è mai stato un comitato contro questo, contro quest'altro. Tutti benissimo capiscono che la fabbrica è la continuità di una garanzia, di una dignità del lavoro, e quando c'è lavoro c'è la libertà, perché come ben sappiamo, senza la fale filosofia, laddove non c'è lavoro non ci può essere nemmeno la libertà. Abbiamo concluso... Abbiamo fatto l'ultima colata, abbiamo versato l'ultima ghisa, è uscito l'ultima ghisa dall'altoforno. Io ero presente lì a sostegno, in qualche modo, insieme a tutti quei lavoratori che, guardate, in maniera veramente, forse, non so che termini usare, perché avevano le lacrime agli occhi, e non so che termini usare quando vedi un lavoratore, un compagno di lavoro con le lacrime agli occhi. E il fatto che si possa continuare a mettersi una tuta di lavoro e lavorare vuol dire avere la libertà di poter esprimere i nostri pensieri, ma non è solo quello di poter esprimere i nostri pensieri, è la libertà di non poter essere ricattati. Questo credo che davvero, laddove non c'è lavoro, questo succede. E si può dire: noi non faremo, non brigheremo, ma quando siamo senza lavoro, quando siamo senza la possibilità di dare delle risposte alle famiglie, rischiamo di essere ricattati. E sarà un 25 aprile diverso quello che sarà festeggiato questo pomeriggio a Venezia, in piazza San Marco, quando si riuniranno le anime del separatismo veneto per festeggiare il santo patrono, appunto San Marco, e non la festa della liberazione festeggiata da tutti gli italiani. Si ritrovano dopo l'arresto di 24 militanti con l'accusa di terrorismo, accusa che poi è caduta, è stata smontata dal Tribunale del Riesame. San Marco libera città è la prima pagina di oggi della Padania, dove sventola la bandiera della Repubblica di Venezia con il leone. Il 25 aprile in Laguna ha un duplice significato: da una parte ci sono i partigiani e con loro gli italiani che sentono la festa della liberazione, dall'altra c'è la ricorrenza del patrono di Venezia, San Marco, e la possibilità per gli indipendentisti di portare in piazza la loro richiesta di autonomia. Ancora una volta dunque sarà un 25 aprile di polemiche, di un intreccio politico e religioso mai così teso dopo il caos post referendum online per la secessione e l'arresto dei venetisti accusati di terrorismo. Si incroceranno tutti alle 16 in piazza San Marco, i venetisti si ritroveranno per una processione non autorizzata, la prima volta dopo l'arresto di 24 militanti con l'accusa di terrorismo, reato poi smontato dal Tribunale della Libertà, anche se l'inchiesta rimane tutta in piedi. Ci saranno tutti gli attivisti del movimento per festeggiare il santo patrono del loro Stato, in piazza anche il presidente Albert Gardin, leader del fantomatico gruppo Governo Veneto, proprio nel giorno in cui l'Italia celebra la liberazione dal nazifascismo. Credo che la polizia forse ci manda un divieto di effettuare la processione, che sarebbe paradossale, sarebbe assurdo. Comunque, anche dovesse farlo, noi faremo una, come si dice, una disobbedienza civile, la processione la facciamo lo stesso.
perché è un diritto dovere dei veneti di essere se stessi. Noi saremmo presenti per, nonostante qualcuno voglia cercare di strumentalizzare l'evento, perché la festa di San Marco non ha nulla in contrasto con la festa del 25 aprile che ricorda la liberazione, anzi entrambi gli eventi, l'evento di Indipendenza Veneta è un evento che è impostato sul principio di autodeterminazione esterna, la festa del 25 aprile come festa di liberazione e della resistenza è stato un atto di autodeterminazione interna. I burocrati dell'ANPI sono molto disinformati ed offendono la maggior quantità dei... pressoché la totalità dei partigiani onesti. Facendo, è da anni che io rivolgo appelli ai burocrati dell'ANPI e questi, non lo so, o non sanno leggere o preferiscono girare la testa dall'altra parte. La liberazione deve unire e non dividere. Ha poi aggiunto il leader di Indipendenza Veneta, Alessio Morosin, perché l'autodeterminazione può essere l'equivalente della resistenza e rappresentano un punto nobile di congiuntura storica. Ma la questione lascia inevitabilmente una spaccatura tra i venetisti e i rappresentanti dell'ANPI. Per l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, il 25 aprile è solo il giorno della memoria, della celebrazione di chi morì per l'Italia. Secondo il coordinatore regionale dei partigiani, Maurizio Angelini, chi porta avanti i valori della resistenza non può approvare l'idea della secessione in Veneto, ma la presa di posizione dell'ANPI è comunque morbida, segnale che non si cerca lo scontro frontale, due fronti opposti e in mezzo il governatore del Veneto, il leghista Luca Zaia, il suo affondo, ci ha detto poco fa, è verso la polizia che vuole vietare il diritto ai veneti di celebrare l'equivalente della Semana Santa a Siviglia e vietare ai veneti un loro diritto è una mancanza di rispetto nei confronti di tutto il popolo di questa regione. Zaia precisa poi come non ci siano né colori politici né nessuna ideologia, perché in Veneto il 25 aprile si deve parlare solo di pace e fratellanza. È così spiegato perché Piazza San Marco, la piazza dei Veneti, deve essere la piazza di tutti. E gli auguri attraverso Facebook sono arrivati anche dai nostri fucilieri di Marina che sono trattenuti in India. Sinceri auguri a tutti gli italiani che oggi festeggiano più ricorrenze, scrive Massimiliano Latorre, che appartiene alla Brigata Marina San Marco. 25 aprile 2014, più ricorrenze in un solo giorno e nessuna meno importante dell'altra. Parole che arrivano il giorno dopo la decisione del governo italiano di cambiare strategia. Si punta adesso all'arbitrato internazionale. Vedremo nel servizio che cosa vuol dire, vediamo se i tempi si allungano oppure si accorciano. E questa mattina anche il capo dello Stato ha rivolto un pensiero ai nostri marò. Desidero non far mancare una parola per come fanno onore all'Italia i nostri due marò, a lungo ingiustamente trattenuti lontano dalle loro famiglie e dalla loro patria. Nel giorno in cui si celebra l'anniversario della liberazione, il pensiero e le parole del capo dello Stato sono stati rivolti anche a loro. Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, i due fucilieri italiani in attesa di giudizio per l'incidente del febbraio del 2012 a bordo della petroliera Enrica Lexi, accusati per la morte di due pescatori indiani. L'Italia adesso punta sull'arbitrato internazionale. L'opzione era da mesi sul tavolo della Farnesina, ora diventa la nuova stella polare, il che comporta innanzitutto l'avvicendamento di Staffan de Mistura, il negoziatore, ex funzionario dell'ONU, nominato da Mario Monti, che ha seguito da allora in prima persona la vicenda per il governo italiano come inviato speciale e che ora esce di scena. L'ambasciatore Mancini tornerà in India, era stato richiamato in Italia a febbraio in segno di protesta per i continui rinvii delle autorità giudiziarie e per l'atteggiamento del governo di Nuova Delhi, mossa per ripristinare normali rapporti bilaterali tra Italia e India. Un nuovo staff giuridico e diplomatico di esperti sarà nominato in tempi brevi. Una nuova squadra, nelle intenzioni di Palazzo Chigi, per meglio interpretare la nuova fase che dovrebbe spostare il baricentro del contenzioso finora invischiato nelle secche del sistema giudiziario indiano e per spostare il campo della interminabile partita a scacchi approdata dai tribunali della regione del Kerala fin nelle aule della Corte Suprema. Con un unico punto fermo per l'Italia, aver ottenuto che non sia applicata la legge antiterrorismo al caso dei due militari. Un cambio di direzione più che un cambio di marcia, se per cambio di marcia si intende una accelerazione, come qualcuno ha scritto. Non ci aspettiamo una soluzione rapida, l'obiettivo è approdare ad un livello di discussione adeguato, lo ha detto chiaramente il ministro degli esteri Mogherini, consapevole che la nuova strategia può allungare ulteriormente la soluzione del caso.
Dopo 2 anni e 2 mesi, il nodo che appare ancora tutto da sciogliere resta quello della giurisdizione, una complessa questione di diritto internazionale. L'Italia rivendica l'immunità funzionale dei 2 militari, vuole riportarli in patria con onore, ma la strada dell'arbitrato internazionale dovrà essere condivisa dall'India e non è affatto scontato. L'Odissea di La Torre Girone, lontani dall'Italia, si prolunga. Una lunga attesa presso l'ambasciata italiana a Nuova Delhi. I 2 sottufficiali del San Marco sono liberi di incontrare ogni volta che vogliono i loro familiari, liberi di circolare in India, privati, certo, della libertà di tornare. Ma la giustizia resta sospesa anche per le famiglie di quei pescatori indiani. Su ciò che accadde quel giorno in mare, molte cose sono ancora da chiarire. È un 25 aprile decisamente particolare, lo hanno passato gli attivisti del comitato No Canale, che si batte ormai da mesi con presidi e proteste contro il cantiere delle vie dell'acqua in vista dell'Expo 2015. Sembrava che la costruzione di questa opera si fosse interrotta, invece le ruspe hanno ricominciato a lavorare da qualche giorno, e così il comitato questa mattina ha organizzato questa forma di protesta. I cittadini del comitato No Canal scelgono di passarlo così il 25 aprile al lavoro del mattino per sgomberare il cantiere delle vie d'acqua di Expo 2015. Quest'opera, che hanno contestato fin dall'inizio, sembrava destinata a non vedere mai la luce e invece da pochi giorni gli operai hanno iniziato a transennare le aree dove scaveranno le ruspe, sventrando parte dei parchi del sud-ovest della città. Le loro proteste, nate praticamente insieme al progetto, sembravano avere bloccato, complice anche il maltempo di questo inverno, i canali, ma da qualche giorno invece si scava di nuovo. Onoriamo la liberazione liberando i nostri parchi. Milano ha una carenza di verde e di ossigeno, quindi qualunque albero, anche il più piccolo, è comunque un patrimonio per Milano. Noi dall'inizio gli avevamo detto: per la fiera fate un tubo da 600 mm o da 800, lo buttate nell'Olone per 6 mesi, acqua pulita che va in acqua sporca, non viceversa. E in effetti a febbraio questa sembrava l'unica possibilità. La via d'acqua sarà solo un'opera idraulica, aveva detto il commissario unico Giuseppe Sala, in pratica un tubo sotterraneo che parte dal sito dell'esposizione, non toccando i parchi del sud-ovest milanese. E invece a pochi giorni dall'avvio, con tanto di grande festa cittadina del conto alla rovescia per Expo 2015, si ripristina anche il progetto che aveva contribuito a far diventare Milano capitale dell'Expo. Certo, rivisto. Lo canale dal sito di Ropero alla Darsena di Milano, per metà interrato e per metà scoperto, è quello che resta del progetto originario, che avrebbe dovuto iniziare ad essere realizzato nell'inverno 2013. Un circuito di acqua e piste ciclabili di 125 chilometri taglierà comunque i polmoni verdi, dicono i No Canal. Lo stesso percorso di sempre, lo stesso percorso contro il quale da novembre ci siamo mobilitati noi cittadini No Canal, insieme a tutti i cittadini che vogliono i parchi liberi da ruspe, da scavi. Ultimamente venivo al parco e non lo ritenevo più sicuro, perché c'erano le transenne, vedevo il degrado, vedevo che la gente non lo frequentava più. Noi ci sentiamo, diciamo così, presi in giro, nel senso che, visto che l'opera non serve più all'Expo e visto che questi soldi che erano destinati all'opera potrebbero essere destinati ad altre iniziative sicuramente più utili ai cittadini, vorremmo capire perché adesso quest'opera, che non si capisce nemmeno quale essa sia, viene comunque riprogettata. Certo, la realizzazione a questo punto è una lotta contro il tempo. All'apertura dei battenti dell'esposizione mancano 12 mesi e i No Canal minacciano di renderli molto difficili. Da 2 giorni in questi cantieri presidiati dai manifestanti, gli operai sono scortati dalla polizia. Intanto sono iniziati i lavori per riportare la Darsena ad essere il porto della città e punto d'arrivo delle vie d'acqua di Expo. Anche qui non pochi disagi tra area pedonale sventrata, fauna del naviglio deviata altrove, snodo viario della circolazione bloccato, ma qui per ora i cittadini sopportano con pazienza. I valori della resistenza restano incancellabili, ha detto questa mattina il capo dello Stato nella festa della liberazione, valori che non devono essere dimenticati e ricordati magari anche attraverso il cinema. La memoria degli ultimi di Samuele Rossi, che sarà proiettato oggi a Milano, dà la voce ai partigiani e a coloro che combatterono per la liberazione dal nazifascismo. E allora sentiamo i loro racconti. Eccomi qua, prima foto sono questa qui,
E questi sono tutti i miei compagni della formazione Ulivi, che non ci sono tutti ovviamente, c'è un gruppo, ma i nomi, qualcuno li ricordo, vuoi sapere i nomi? Mi chiamo Mori Giorgio, sono nato a Carrara l'11/1/1923. Io mi chiamo Germano Pacelli, sono nato nel novembre del 1924. Giorgio Vecchiani, nato a Pisa il 1 marzo 1926. Il mio nome è Ermenegildo, il cognome è Bugni, il mio nome di battaglia come partigiano è stato Arno. Mi chiamo Francesca Laura Wronowska perché mio padre era di origine polacca. Il nome di battaglia era Laura perché il mio primo nome sarebbe Francesca, poi non mi piacciono le stravaganze. Io sono Lorenzoni Umberto, il mio nome di battaglia era Eros, che mi era stato dato da una donna che poi ho sposato, ma questo è un altro discorso. La resistenza inizia in vari modi, dai soldati che non vollero accettare la resa imposta dai tedeschi, ai civili che pensavano di mettersi con i militari nella resistenza contro l'occupazione nazista. Quando è arrivato l'8 settembre, a un certo momento era naturale che io aderissi a quelli che erano contrari al fascismo. Volevi che andassi con quegli altri? Poi mi volevano portare in Germania, obbligarmi ad andare nella Repubblica di cosa che io mi sarei fatto ammazzare. Non avrei potuto fare niente di diverso e essere in nessun altro luogo, non mi sarei mai rannicchiata o nascosta da qualche parte. Io sono per temperamento combattiva, se no non avrei amato un ragazzo come Sergio, che del rischio aveva fatto anche lui la sua ragione di vita. Io ero a Torino in quei giorni che i tedeschi occuparono Torino, ero in un caffè vicino alla stazione con della gente che diceva: ma non è sopportabile questo, bisogna fare qualcosa, bisogna organizzarsi, mettiamoci insieme e cominciamo a fare una specie di banda. L'azione che fu fatta fu la raccolta delle armi che tutti i militari avevano lasciato. E disse: ma bisogna nasconderle perché potrebbero diventare buone. Bisognava liberare in qualche modo il nostro paese, non si sapeva come. C'erano i nazisti e avevano occupato l'Italia, i repubblichini che cominciavano a riprendere il gallo, l'unico modo era andare su Monti. Era un passo, come dire, quasi naturale. Chi ha fatto il partigiano, coscientemente, inizialmente, ha detto: non posso non esserci in questa guerra, comunque vada, perché poteva anche andare male. Ci sono delle cose che si ricordano anche poco volentieri. Come ti dico, le cose più commoventi sono la solidarietà che si è incontrato, no? Che te ne sarai accorto a distanza di più di 60 anni, ormai quasi 70, ti emozioni ancora quando ne parli. Però di quelle altre cose, quelle altre cose le sfuggi. Quelle le ricordi volentieri anche se ti emozionano, altre cerchi di cancellarle, ma non le puoi cancellare. C'è un vario tipo di resistenza, anche poi passa per il coraggio di ciascuno, un coraggio determinato anche da ragioni che si sono poco, come dire, studiate o apprese. Prima cosa che era che ci davamo tutti del tu, eravamo tutti uno per uno. Ad un certo punto nessuno di noi pensava minimamente che qualcuno di quelli con i quali combattevi assieme poteva tradirti, poteva abbandonarti. Uno che rimaneva ferito non gli passava mai per la testa che il suo compagno l'avesse lasciato là. Io ho combattuto per mio padre, ho combattuto anche per me stesso, per il mio avvenire, per il mio futuro. L'uguaglianza tra gli esseri umani doveva esserci. L'eguaglianza nei diritti, l'eguaglianza nella giustizia, l'eguaglianza di fronte a un tribunale, l'eguaglianza nel diritto al lavoro, nel diritto alla vita.
stato uno scontro duro. Non è che tu dici, ma quello è il nemico, io gli sparo, in mezzo c'è, però se mi fanno prigioniero, non c'era niente da fare, ai prigionieri non c'erano. Se ti prendevano, l'unica possibilità che avevi era se ti andava bene, ti fucilavano, e vabbè. Se ti andava un po' male, incominciavano a torturarti per tentare di farti diventare la spia dei tuoi compagni. Ognuno di noi aveva un compagno. In caso di che fossimo stati catturati o feriti o no, l'ultimo colpo dell'arma che avevamo, io lo riservavo a te e te lo riservavi a me. Catturarono un nostro compagno, i Marò della decima Mas, crudeli come pochi. Quando mi dissero che era stato torturato e fucilato, io dissi a mia madre: peccato che non sono sul posto, perché se trovassi quel Marò che l'ha torturato, gli caverei gli occhi con le mie dita. Mia madre, da quella saggia donna che era sempre, diceva: brava, così saresti come loro. Questo dunque il racconto degli ex partigiani, adesso andiamo in pubblicità, tra poco. Di nuovo in diretta, non ci sono aggiornamenti, quindi non mi resta che ricordarvi come sempre il nostro sito tgla7.it e l'edizione delle cronache di domani. Sempre alle 14 insieme a Raffaella Di Rosa. Grazie per averci seguito e buon fine settimana.